Allora, benvenuti a tutti. Adesso io condividerò la mia scrivania e cominciamo a parlare dei contenuti di questo webinar che ha come tema centrale il famoso campo contro campo, diciamo regole e infrazioni nella, come dire, nei raccordi all'interno di una storia filmica, e faremo anche qualche esercizio con Da Vinci. Allora, sappiate che siamo all'interno di WeSchool e nella classe webinar che ho creato apposta per erogare questi webinar. Quando entrate nella classe voi sarete nel wall, trovate i messaggi che vi chiariranno le idee su quello che stiamo facendo e su come farlo. Poi abbiamo la sezione board. Nella sezione board abbiamo una lavagna per ogni webinar, quindi la lavagna di oggi è questa, decima stagione, giovedì 15 novembre. Si entra all'interno della lavagna e si trova il programma. Poi subito accanto al programma si trova il riquadro di collegamento per vedere il webinar, quindi si entra qui per vederlo. E poi abbiamo una serie di risorse, tecniche di ripresa, filmati in questo caso ovviamente, che servono per poter seguire il progetto. Voglio attirare la vostra attenzione su due cose. Una è il progetto campo contro campo, che è un progetto Da Vinci, quindi voi lo scaricate, lo aprite e poi avrete le stesse cose che io vi mostrerò oggi e sulle quali voi potrete, se riuscite, a lavorare in contemporanea al sottoscritto. Iniziamo il webinar e io darò un'occhiata ogni tanto a questa chat, non diciamo per rispondere subito alle vostre questioni, ma per controllare che il collegamento continui e tutto funzioni bene, perché non si sa mai ovviamente. E quindi nel caso ci sia qualche cosa che non funziona, lo potete scrivere qui a caratteri cubitali, così ogni tanto quando butto l'occhio potrò vedere insomma, se ci sono dei problemi. Invece voi potrete naturalmente scrivere all'interno della chat, perché alla fine del webinar io poi leggerò le questioni che voi sollevate e quindi ne potremo poi parlare. Allora, se siamo pronti, possiamo cominciare a partire dai contenuti del nostro webinar, cioè regole e infrazioni nel racconto cinematografico e come le possiamo articolare all'interno di Da Vinci. Bene, allora, se ci siamo, possiamo cominciare. Cominciamo con la prima risorsa che voi avete trovato anche all'interno della vostra board e che è un filmato. Questo filmato è tratto da un western che si intitola Appaloosa e mostra appunto come la tecnica del campo contro campo, che è la prima cosa della quale noi parliamo questa sera, viene organizzata con le riprese che adesso noi ripercorriamo un momento. Ecco, notate che adesso voi potreste vedere anche un po' a scatti il filmato, ma io lo porto avanti con il player. Qui abbiamo dei cavalieri che stanno entrando in città, quindi è una classica scena western. Abbiamo una ripresa, abbiamo visto che abbiamo avuto una ripresa frontale e quindi una dall'alto, quindi la variazione di un punto di vista. Se notate a questo punto qui
abbiamo, voi trovate i cavalieri che entrano sulla destra, mentre c'è un carretto che ha già iniziato il suo percorso, si trova già all'interno della città. Quindi ci sono due linee direttrici che organizzano questa scena, che si incontreranno presumibilmente in questo punto. Ed è esattamente quello che poi ci viene mostrato nella successiva inquadratura, ecco, dove i cavalieri sono ripresi di spalle e il carretto è davanti a loro. Poi il carretto cambia direzione, cioè nel senso prosegue il suo cammino, mentre loro fanno una svolta e abbiamo una inquadratura, lo vedrete fra poco, che è ripresa dall'interno di una casa. Quindi questo è il portone di ingresso della casa e da qui viene poi mostrata questa nuova inquadratura, che è questa. Nel momento in cui i cavalieri sono qui davanti, ecco che abbiamo questo personaggio, eccolo qua, che si mostra di spalle di fronte ai cavalieri. Questa ripresa è allo stesso tempo una soggettiva, perché la macchina da presa è collocata dietro le spalle di quest'uomo e quindi ci mostra il suo punto di vista, ma allo stesso tempo è l'inizio di un campo contro campo che continua in questo modo. La macchina da presa adesso ci mostra l'inquadratura frontale, ma vedremo naturalmente gli altri personaggi che saranno poi di spalle. Abbiamo visto per il momento le spalle del cavallo, vedete che è un campo contro campo tra il soggetto e il cavallo, e poi sarà un campo contro campo tra i due soggetti. Vedete che l'inquadratura del signore che sta sulla porta è più ravvicinata. Ecco, torniamo a questo punto. Allora, questo è per farvi vedere un esempio di una tecnica largamente utilizzata all'interno del cinema, che però vedremo che ha alcune varianti particolarmente interessanti, che è proprio il campo contro campo. Quindi significa che inquadriamo due persone, due soggetti che interloquiscono fra di loro frontalmente e rappresentiamo ora uno e ora l'altro. Ora passiamo alla seconda rappresentazione, che è questa, e avete anche questa risorsa sempre all'interno del wall. Ed ecco che qui invece abbiamo un classico campo contro campo, perché il soggetto che è affacciato sulla porta, cioè lo sceriffo, guarda direttamente questa persona, questo cowboy, e quindi l'inquadratura si stringe sul volto in modo da vedere bene lo sguardo di questo personaggio. Poi l'inquadratura continua di nuovo, sempre con un campo contro campo, in questo caso più largo, perché oltre al personaggio principale inquadra anche le altre persone che nel frattempo stanno facendo altre cose, come per esempio portare allo sceriffo questo tizio che entra in casa. Adesso osservate che questa scena, che rappresenta un campo contro campo tra questo soggetto che si rivolge al cowboy a cavallo, si trasforma in un nuovo campo contro campo, che è questo, dove abbiamo un soggetto che esce dall'inquadratura di spalle, si pone in modo frontale e quindi il famoso campo contro campo
viene realizzato attraverso un'inquadratura interna, perché è un elemento interno a questa scena che prende il posto degli altri soggetti che nel frattempo sono entrati in casa. Però sembra che questo signore guardi questa persona, che è una donna, che noi vediamo qui in questa inquadratura. Invece sta parlando con il personaggio principale, che è a cavallo. Quindi abbiamo un campo contro campo che è posto addirittura su tre livelli. Vi faccio vedere dall'inizio. Quindi ne abbiamo quello classico con il quale tutta la sequenza è cominciata, che è questo, 1, 2, poi subentra un elemento interno che prende il posto dei due soggetti, sembra che guardi questa tizia, perché comunque è posto frontalmente a questa ragazza, ma invece sta parlando con questo signore a cavallo. E infatti vedete che questa è proprio la rappresentazione classica di un campo contro campo, cioè abbiamo due soggetti che interloquiscono e che vengono ripresi alternativamente. Quando vengono ripresi? Ovviamente quando stanno parlando, quando fanno qualche cosa per interloquire con il soggetto che è posto di fronte a loro. L'inquadratura continua, questo è un classicissimo campo contro campo. Il soggetto di prima esce, quindi si mette nel campo di questo soggetto frontale, come dire, viene arricchita l'inquadratura, poi riprende nel suo modo tradizionale per poi concludersi con l'uscita di scena di un soggetto e quindi la fine di questo campo contro campo. Allora, tra le centinaia di migliaia di esempi possibili ho scelto questo, così, uno perché il western è sempre interessante e, come dire, è il genere per antonomasia, dove il campo contro campo assume delle caratteristiche rilevanti anche da un punto di vista psicologico e dello stesso stereotipo della narrazione. Ma poi perché tra questa inquadratura, l'ultima che avete visto, questa sequenza, e quella precedente, abbiamo una varietà e una ricchezza di rappresentazioni che sono veramente interessanti. Vedete quante inquadrature e punti di vista ci sono differenti per rappresentare una tecnica alla fine molto semplice e molto diffusa. Un po' un gioco, in questo caso un po' a scatole cinesi, dove il posto di un soggetto viene preso da un altro, l'inquadratura che si stringe su un soggetto poi si allarga sul gruppo, quindi il punto di vista all'interno stesso di un tradizionale campo contro campo varia molto. Ecco, questo per mostrarvi che quando noi parliamo di tecniche di riprese e poi di tecniche di montaggio, sì, indichiamo degli schemi, che sono degli schemi strutturali, cioè diciamo i due soggetti devono essere posti per esempio frontalmente uno di fronte all'altro e li rappresentiamo anche attraverso degli schemi o dei disegni, ma poi la ricchezza con la quale noi possiamo rappresentare questi schemi è veramente straordinaria e qui è davvero la creatività di ciascuno di voi che può entrare in gioco. Dato che per la maggior parte siete insegnanti, pensate a un classico campo contro campo, insegnante allievi, ma come questo può cambiare e può essere arricchito da tutta una serie di presenze, di elementi interni che si spostano e quindi mutano la struttura del campo contro campo che voi state realizzando. Perché? Perché si tratta di un ambiente che, come quello scolastico, che interloquisce molto e quindi può presentare davvero una grande varietà
di punti di vista all'interno di una inquadratura che è molto stereotipata e molto diffusa. Come funziona? Quindi abbiamo parlato di schemi, adesso cerchiamo di capire come funziona questo meccanismo, appunto, che conoscete molto bene. Beh, la prima cosa da dire è che non basta piazzare la macchina da presa, che può essere anche semplicemente il vostro smartphone, non basta piazzare la camera da presa ora di fronte all'uno, ora di fronte all'altro, per poter avere quello che è definito un campo contro campo. Sì, tecnicamente lo abbiamo, perché inquadriamo prima il volto di questo soggetto, poi inquadriamo il volto di quest'altro e poi continuiamo così e poi montiamo il film in modo tale che la conversazione abbia un senso e sia accompagnata da un'inquadratura corretta. Perché non basta fare questo? Perché noi dobbiamo tenere conto di una regola che viene chiamata la regola dei 180. Regola dei 180, eccola qua, la vedete, regola dei 180. Regola dei 180 che cosa significa? Significa che, nella sostanza, se noi collochiamo due soggetti uno di fronte all'altro, abbiamo un'area intorno a questi soggetti che può essere rappresentata in modo circolare. Per esempio, loro si possono trovare all'interno di un cerchio. È un cerchio che non esiste nella realtà, ovviamente. Siamo noi che mentalizziamo lo spazio e lo rappresentiamo attraverso questo cerchio. Come voi sapete, il cerchio ha un'apertura di 360 gradi e può essere diviso da un diametro, una linea che separa i due emisferi, e ciascuno di questi due emisferi ha un angolo di 180 gradi. Dunque, la regola dei 180 dice semplicemente questo, dice che le macchine da presa, quindi macchine da presa è un termine magari pomposo che può dare l'idea di attrezzature particolari, ma ripeto, è una cosa che può essere applicata anche con i vostri smartphone o i tablet. In ogni caso, lo strumento da presa deve essere collocato in uno di questi due semicerchi. Sia che riprenda il soggetto posto a sinistra, sia che riprenda il soggetto di destra. Vedete che le due telecamere sono proprio collocate qui. Quando invece una di queste due macchine da presa viene collocata dall'altra parte, qui, e in questo modo per esempio, noi abbiamo uno scavalcamento di campo. Questo scavalcamento di campo genera una serie di effetti particolari che ci accingiamo a vedere fra poco. Effetti che sono indesiderati. Attenzione a quello che vi dico, sono effetti indesiderati. Effetti indesiderati ma ricercati anche all'interno di storie particolari, come vedremo, che appunto determinano un elemento di rottura della regola. Allora, in sostanza, noi abbiamo una regola, questa regola si chiama regola dei 180, stabilisce che la macchina da presa deve inquadrare ora l'uno e ora l'altro al di qua o al di là di uno dei due semicerchi nel quale la circonferenza è suddivisa. Nel caso in cui invece una macchina da presa sia collocata nel semicerchio opposto rispetto all'altra, abbiamo uno scavalcamento di campo, cioè abbiamo una infrazione della regola. Poi naturalmente vi devo spiegare per quale motivo le camere devono essere collocate qui, e lo vedremo subito anche attraverso degli esempi. Allora, qui avete anche un filmato che vi ho proposto, è un'animazione che ho costruito per darvi proprio l'idea di come anche le camere si muovono, perché il movimento delle camere stesse, che naturalmente non è detto che debbano essere ferme,
mentre svolgono la ripresa. Infatti abbiamo visto nel filmato precedente che le macchine da presa inquadravano anche diversi soggetti anche in modo più ravvicinato, più stretto. C'erano delle inquadrature a volte più generali, inquadravano i quattro cavalieri, alle volte invece inquadravano proprio il viso di uno di questi cavalieri. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina da presa si sposta, no? O voi siete lì con il vostro iPhone in mano e vi spostate per avvicinarvi, e anche in questo caso per avvicinarvi, no? Abbiamo la camera B e la camera A. Bene, anche questo meccanismo di avvicinamento deve comunque essere effettuato all'interno di uno dei due semicerchi, o questo chiaramente o quello superiore. Nel momento in cui invece abbiamo uno scavalcamento, come in questo caso, cioè io inquadro il soggetto rosso in questo semicerchio, mentre la camera B inquadra il soggetto blu nel semicerchio opposto, noi abbiamo uno scavalcamento di campo. Adesso vi anticipo che cosa succede quando abbiamo uno scavalcamento di campo. Quando abbiamo uno scavalcamento di campo, noi otteniamo come risultato che i due soggetti che dovrebbero interloquire tra loro, in realtà nel montaggio poi della storia, sembra che parlino a qualcun altro. Cioè non si rappresenta l'incrocio degli sguardi fra i due soggetti che si parlano, come in questo caso. Ve lo faccio vedere poi meglio subito attraverso un nuovo contributo e uno schema che lo rappresenta. Vediamo. Qui parliamo di un film di Yasuo Ozu, che è Il sapore del riso al tè verde, un film del 52, dove vedrete che se riuscite a trovare questo film, o per esempio altri film orientali, anche qualcuno africano, cioè che non fanno parte della cultura occidentale, voi vedrete che in realtà questa regola, la regola dei 180, è largamente disattesa. Non è una regola che viene normalmente applicata nell'ambito di queste culture. Poiché cos'è successo in realtà? Che in tempi recenti, diciamo anche negli ultimi 20 anni, queste culture si sono in parte occidentalizzate e quindi hanno assunto le classiche regole hollywoodiane. E già, perché? Perché la regola dei 180 è una classica regola hollywoodiana che è stata studiata per ottenere una determinata resa cinematografica, e quindi anche per risparmiare costi di pellicola, costi di produzione, e mantenere la rappresentazione all'interno di alcune linee che potessero garantire la riuscita e la coerenza di una storia. Però nel contributo che vi ho, uno dei contributi che vi ho inserito all'interno del wall e che voi potete scaricare e vedere, c'è questo clip che guardate come funziona in questo modo. Aspettate un momento, ecco così. Allora notate che prima di tutto abbiamo una tavola che è composta da 4 persone. Due sono sul lato che chiamiamo sinistro dal nostro punto di vista, poi abbiamo questa signora che è collocata a capotavola, e poi sul lato destro abbiamo un'altra persona. Quindi abbiamo l'opportunità di creare un campo contro campo piuttosto complesso, perché è presumibile che queste persone si rivolgano differentemente fra di loro e parlino ora da un lato all'altro del tavolo, ora parlino con il soggetto invece che sta a capotavola.
però invece osservate come in questo filmato la regola viene sistematicamente disattesa e qual è l'effetto. Guardate lo sguardo di questa persona. E poi guardate con chi sta parlando. Sta parlando con, se torniamo indietro, lo vediamo, sta parlando con questa persona che è seduta alla nostra sinistra, praticamente alla destra di lei che è capotavola. Quindi lo faccio rivedere ancora, guardate con chi parla, ecco, parla con lei. La macchina da presa non è collocata qua, cioè non è collocata in questo semicerchio. La macchina da presa era di fronte, quindi c'è stato uno di fronte al soggetto che adesso noi vediamo sul lato sinistro, e ne vediamo il braccio. Era collocata di fronte, era collocata qua. Poi viene posta alle spalle del soggetto, quindi abbiamo uno scavalcamento di campo. E se voi notate, guardate che non si capisce questa persona con chi sta parlando. Osservate. È una situazione radicalmente diversa, penso che ve ne rendiate conto, rispetto alle inquadrature che abbiamo visto invece nel western precedente. Continuiamo perché loro due, va bene, si parlano, interloquiscono, poi ritorniamo con questa inquadratura frontale e qui insiste. Adesso cantano, molto interessante tra l'altro questo film, e quindi praticamente la macchina da presa ha solo due posizioni, l'una frontale e l'altra collocata alle spalle del soggetto. È molto curioso questo. Naturalmente voi vi chiederete per quale motivo e qual è l'effetto che si ottiene. Ne parliamo. Intanto vediamo lo schema attraverso il quale queste inquadrature sono realizzate. E se c'è uno scavalcamento di campo, quindi questa è la prima inquadratura che abbiamo appena visto, che cosa noi vediamo? Vediamo che lo sguardo di questa persona va in una direzione e lo sguardo della persona con la quale interloquisce va esattamente nella stessa identica direzione. Cioè, attraverso l'infrazione a questa regola di 180 si ha come effetto di produrre uno sguardo tra i soggetti che dovrebbero interloquire che invece viene rappresentato in modo parallelo, come se effettivamente le due persone non parlassero tra di loro, quindi non si guardassero. È buffa la cosa, ma è come se guardassero altrove, cioè parlano con qualcuno ma guardano altrove. Vedete? La linea. Questa linea rappresenta proprio la direzione dei loro sguardi. Per fare in modo che gli sguardi si intersechino, abbiamo bisogno di applicare questa regola dei 180. Quindi è semplice, perché voi con un'applicazione qualsiasi di fotografia, fate per esempio una foto dello schermo di queste due inquadrature e poi cosa farete? Ruotate, fate il flip, fate il flip di una delle due immagini e quindi a questo punto vedete che lo sguardo si interseca, perché le due frecce mostrano che c'è un'intersecazione, ma risulta anche chiaro che ci troviamo nella situazione nella quale la macchina da presa è collocata in questo semicerchio. Quindi, riassumendo, se noi vogliamo ottenere un risultato chiaro che mostri che i soggetti che interloquiscono si guardano mentre si parlano, dobbiamo rispettare questa regola, cioè collocare le due macchine da presa
all'interno di questo semicerchio e inquadrarlo ora uno, ora l'altro, secondo le modalità che riterete più opportune, ma sempre senza scavalcare il campo. Invece, se noi vogliamo ottenere un effetto diverso, dobbiamo infrangere questa regola. Ma la domanda che sorge spontanea, e sono sicuro che voi stessi vi poniate, è: ma per quale motivo dovrei scavalcare il campo, quindi infrangere questa regola? Bene, la risposta è semplice. Per creare, per esempio, un effetto di estraneazione, un effetto che crea una conversazione, come dire, onirica sotto un certo punto di vista. D'altra parte, nella cultura orientale, noi abbiamo anche una diversa direzione di scrittura, abbiamo una percezione della realtà differente, una successione di una storia che è posta sempre sulla timeline, ma per esempio si svolge in senso contrario, pensate alle aperture delle pagine dei libri, dei manga, fumetti, eccetera, in quale direzione loro scrivono e in quale direzione anche loro leggono, per cui è anche una percezione diversa dalla nostra. Ma è interessante questo perché? Perché tutto il film, tutto questo film, dà un senso di straniamento. Questo senso di straniamento è proprio derivato dal tipo di conversazione che vengono rappresentate nel filmato, sempre scavalcando il campo, senza mai tenere conto di questa regola. La cosa è anche interessante per il fatto che il tema stesso di questo film, che parla di una libertà che a un certo punto una donna giapponese si prende, una libertà un po' strana, questo tema è coerente poi con il modo con cui, anzi, cioè il contrario, il modo con cui è rappresentato è molto coerente anche con il tema. Se invece passiamo alla visione corretta, dove siamo riportati in questo caso? In questo caso siamo riportati proprio direttamente nella realtà, cioè sappiamo proprio bene che questi due soggetti si stanno parlando, siamo proprio qui e ora, non c'è possibilità di lasciare spazio all'immaginario, siamo ancorati a una struttura che è data, è definita, è precisa e all'interno della quale noi abbiamo poco da immaginare, mentre invece qui abbiamo un buco sull'asse dell'immaginario e attraverso il quale naturalmente entra in gioco lo spettatore. Qui abbiamo un montaggio che viene definito in termini hollywoodiani come visibile. Abbiamo un montaggio visibile, cioè si vede qualche cosa e nel modo in cui il film è stato montato che ci appare come dissonante e quindi si aggancia al nostro immaginario. Qui invece sotto non abbiamo niente di, diciamo, abbiamo una continuità molto precisa che non lascia buchi e quindi non lascia spazio al nostro immaginario. Nel primo caso, cioè in questo, noi non dobbiamo fare nient'altro che scavalcare il campo e realizzare inquadrature di questo genere. In questo caso, se noi vogliamo variare la scena e dare più opportunità allo spettatore, ecco che allora dobbiamo fare come nel film Appaloosa e fare entrare anche soggetti diversi, variare le inquadrature, inserire degli elementi secondari, come per esempio questa signora, per fare in modo che la staticità di un campo contro campo strutturalmente realizzato venga percepito dallo spettatore come molto più ricco di quello che in realtà è. Torniamo ai nostri giapponesi. Vediamo adesso un altro clip per vedere che in realtà abbiamo anche altre motivazioni per infrangere questa regola.
Dunque, dopo questa, ecco, inquadratura abbiamo un bar, che è questo bar nel quale entra, cioè un soggetto che è al suo interno, che beve, poi entra una signora, si siede qui, quindi abbiamo questa scena. Qua c'è il bancone ed ecco che iniziano poi una serie di campi contro campi, perché però con un scavalcamento di campo, osservate, qui siamo, la macchina presa è posta di fronte, qui è posta di lato, quindi è stato scavalcato il campo perché la macchina era qua, era su questo semicerchio, poi si è collocata alle spalle per inquadrare l'altro soggetto che entra e col quale sta interloquendo. E poi abbiamo questa conversazione, appunto, che qui è molto curioso perché si svolge alle volte seguendo la regola e alle volte invece scavalcando il campo, come in questo caso, vedete? Qui abbiamo la regola, viene eseguita, perché la macchina presa si trova in questo semicerchio, eccolo, e poi invece si trova alle spalle. Continua e poi continua. Quindi abbiamo una tecnica mista molto interessante. Bene, sapete qual è il risultato di questa tecnica? È molto curioso perché probabilmente non ve lo aspetterete, una risposta di questo genere, ma se avete notato all'inizio, quindi quando viene inquadrato il bar, questo ambiente è molto piccolo, è molto stretto, perché è tutto qua. Qui c'è il bancone, qui ci sono le sedie, qua c'è un'altra fila di sedie e basta, non c'è posto neanche per un tavolino. Qui, e qui tra questa, tra il soggetto seduto e quest'altra ragazza seduta sulla destra, c'è giusto lo spazio affinché possa passare una persona, non c'è molto di più. Poi qui c'è una porticina, ci sono 5 sedie e finisce. È un ambiente molto piccolo. Ci sono tanti ambienti molto piccoli in Giappone. E questi ambienti molto piccoli, se noi li rappresentassimo all'interno di un tradizionale campo contro campo, li vedremmo per quello che sono, li vedremmo proprio piccoli. Mentre lo scavalcamento di campo ci dà l'impressione che l'ambiente sia più grande di quello che è. E poi, specialmente unendo queste diverse tecniche, quindi un po' rispettando le regole, un po' no, abbiamo proprio questa impressione che l'ambiente sia più ampio di quello che in realtà ci appare. Ma in realtà l'area di questo bar è estremamente ridotta, è veramente un ambiente molto molto piccolo. Ecco quindi che abbiamo trovato un'altra motivazione interessante. Quindi alcuni motivi per infrangere le regole possono essere legati alla cultura, per esempio, di un popolo che non percepisce le cose come le possiamo percepire noi. Altre possono essere legate al fatto che vogliamo rappresentare una storia in modo un po' più onirico, lasciare più spazio, per esempio, all'intervento dello spettatore, quindi al suo immaginario. Altre possono essere legate invece a situazioni contingenti, per esempio legate agli spazi o agli ambienti nelle quali la storia è raccontata. Adesso vediamo altre situazioni che si possono creare così rapidamente, poi vi voglio mostrare come noi possiamo risolvere la tecnica del campo contro campo all'interno di Da Vinci in serie di montaggio. Quindi vediamo questa animazione, eccola, vediamo così. Ecco, che ci mostra che cosa? Ci mostra un altro modo di rappresentare due soggetti che sono posti uno di fronte all'altro. Allora abbiamo
un soggetto rosso e uno azzurro che si parlano. È una tecnica che viene anche qui sovente utilizzata grazie al fatto che oggi abbiamo a disposizione degli strumenti di ripresa che sono leggeri, trasportabili facilmente, anche i costi per esempio di una steady sono cambiati moltissimo e sono cambiati anche i modi di tenere per esempio una macchina da presa in mano, e quindi noi possiamo, nel rispetto della regola dei 180 per esempio, inquadrare questi soggetti semplicemente spostando la camera lungo l'asse che si trova all'interno di uno dei due semicerchi. Quindi si può partire da qui, poi vedete la camera si sposta, viene inquadrato il soggetto rosso e poi di nuovo si sposta, viene inquadrato il soggetto blu e così via. Questo è possibile perché? Perché, ve li mostro qui sotto, possiamo avere a disposizione degli strumenti che sono anche abbastanza economici, con i quali possiamo realizzare delle riprese in movimento di questo genere. Questo per esempio è un classico gimbal che trovate anche su Amazon o tutti i negozi di fotografia, ma ad esempio potete anche avere delle strutture un po' più complesse che si tengono in mano in questo modo, più articolate. Questa è una specie di Steadicam che si aggancia al corpo di un soggetto e mantiene sempre l'equilibrio, quindi non vi mostra i sobbalzi dell'immagine, per esempio mentre voi camminate. Potete usare anche dei trucchetti di questo genere, per esempio montate uno slider, che è questo, è una specie di binario sul quale corre la fotocamera. Potete montare questo binario su un cavalletto e quindi potete realizzare delle riprese, in questo caso che possono andare dall'alto in basso, ma se collocate lo slider in modo orizzontale, allora è chiaro che realizzerete una sorta di inquadratura di due soggetti che interloquiscono nel senso che vi ho mostrato prima, quindi con lo spostamento della camera. Non so se è chiaro, qui è inquadrato in modo obliquo questo slider, ma se voi lo collocate in piano su un cavalletto o su un tavolo, magari all'interno del bar, o voi appoggiate lo slider su un tavolino, vicino al tavolino a dove sono i due soggetti che parlano, e poi potete realizzare questo movimento. Poi naturalmente ci sono anche soluzioni più complesse, questo è chiaramente un classico carrello, ma ovviamente occorre avere anche delle attrezzature da ripresa maggiori, mentre possiamo fare la stessa cosa anche con un classico drone che si sposta. Sono riprese in movimento che tendono a rappresentare sempre i soggetti che sono posti uno di fronte all'altro, quindi parlano. Questo ripeto due volte. Un altro sistema interessante per variare la ripresa e stare allo stesso tempo all'interno di regole, però cercando di creare una varietà di inquadrature, è quello che vi mostro in questo caso. Parliamo sempre di un soggetto che si muove, no? Questa persona cammina, e abbiamo inserito tutta una serie di modalità di inquadrare questo movimento completamente diverse una dall'altra. Ad esempio la telecamera beige, la 2, svolge un movimento rotatorio che parte da un fianco del soggetto, poi lo riprende alle spalle per poi collocarsi dall'altra parte. Questo movimento è chiaramente uno scavalcamento di campo, ma è legittimo perché? Perché noi rappresentiamo tutto il movimento, cioè mentre questo soggetto si muove, noi
dotati di uno di questi attrezzi, per esempio questo, questa specie di steadicam semplice, oppure un gimbal, o anche con la fotocamera in mano, noi aggiriamo il soggetto sempre riprendendolo, quindi poi in sede di montaggio vedremo proprio tutta la ripresa. Perché? Perché se invece noi riprendiamo il soggetto sul fianco sinistro e poi saltiamo e lo inquadriamo sul lato destro, noi non sappiamo più che cosa sta facendo, cioè non sappiamo più quale direzione lui sta prendendo. Bisogna stare attenti a queste cose se vogliamo rimanere all'interno appunto di una percezione che sia una percezione precisa, occidentale, tra virgolette, del movimento. Altrimenti possiamo chiaramente infrangere queste regole, ma allora creeremo un disorientamento, cioè daremo l'impressione che questa persona che cammina non sappia più dove andare, perché ci sembra che vada ora in una direzione, ora nell'altra. Allora, ripeto, se noi da questa telecamera beige a questa telecamera beige facciamo compiere un giro completo del soggetto e riprendiamo tutta la scena per poi ricollocarci dall'altra parte, lo spettatore è come se lui stesso, camminando, girasse intorno a questa persona e poi si collocasse al fianco opposto. Quindi non determiniamo un effetto sorpresa nei confronti dello spettatore. Se invece noi passiamo bruscamente da una ripresa del fianco, di un fianco all'altra, senza mostrare questo passaggio, noi disorientiamo il soggetto e creiamo proprio un effetto di disorientamento. Ora vedete che la questione è la seguente: non è che sia giusto o sbagliato, no? È chiaro che se voi state raccontando di un tizio che sta passeggiando tranquillamente, oppure di un tizio che sta inseguendo un altro, è chiaro che non dovete creare disorientamento nello spettatore, perché bisogna sapere che questa persona che passeggia si sta recando in un determinato posto e deve poter essere così, deve essere percepito in questo modo. Oppure, se viene inseguito, noi non dobbiamo confonderci tra chi è l'inseguito e chi è l'inseguitore. Quindi bisogna stare molto attenti a queste regole. Però, se noi prendiamo un soggetto che è stato inseguito, che poi si salva, alla fine disorientato, non sa dove andare, eccetera, allora sappiamo che infrangere le regole può fare proprio il caso nostro, cioè può creare quell'atmosfera interessante, un po' confusa, che onirica anche sotto certi aspetti, che è proprio il risultato che noi vogliamo ottenere. Lo stesso dicasi delle altre camere che sono poste qui in questa immagine. Per esempio questa viola è chiaramente collocata sopra il soggetto, quindi abbiamo una ripresa dall'alto perché non può bucargli la testa per passare dall'altra parte, sta seguendo il soggetto nel suo movimento, e però mentre segue il soggetto nel suo movimento si sposta dall'altra parte e quindi poi inquadrerà la faccia dalla parte destra anziché sinistra. Vale lo stesso discorso per la telecamera collocata sul fianco. Poi questa invece è una soggettiva, quindi la macchina da presa verde è collocata alle spalle del soggetto e lo segue nella sua camminata. Anche questa camera può avanzare, naturalmente, può addirittura avanzare oltrepassando il soggetto. In questo caso cosa succederà? Che avremo un avvicinamento dell'ambiente agli occhi, allo sguardo del soggetto che sta camminando. Quindi potrebbe essere un effetto interessante, ad esempio per mostrare, non so, un'accelerazione della sua camminata, oppure per mostrare l'avvicinarsi di un pericolo, oppure per mostrare che un determinato punto di interesse ormai è alla portata di questa persona che sta camminando. Lo stesso discorso vale per una ripresa frontale. Eccola qua, è la telecamera, la macchina presa C, che
inquadra questa persona frontalmente e poi si muove in avanti. Adesso la cosa interessante è che noi possiamo effettuare tutte queste riprese contemporaneamente. Per quale motivo? Perché abbiamo interesse ad articolare questo movimento del personaggio in modo tale che il punto di vista cambi, e quindi da rendere la storia, per esempio, più interessante in questo caso, oppure perché vogliamo rappresentare delle emozioni che questa persona può esprimere, oppure possono essere espresse dall'ambiente circostante. È chiaro che poi, quando ci troviamo a montare queste diverse riprese, dobbiamo fare attenzione al risultato che poi otteniamo. Per cui, se noi abbiamo per esempio tutta la ripresa che passa intorno al soggetto e la vogliamo tagliare, beh, allora dovremmo fare così, dovremmo, come vi ho spiegato l'altra volta, iniziare il movimento intorno al soggetto, magari interromperlo più o meno in questo punto e poi riprenderlo da questo. Cioè, possiamo saltare naturalmente una certa parte del movimento. Quando la possiamo saltare? La possiamo saltare quando il movimento è ormai iniziato e si capisce che cosa sta succedendo. Lo spettatore deve poter comprendere che cosa noi stiamo inquadrando. Quindi possiamo iniziare un movimento e poi concluderlo. Lo stesso vale per tutte le altre posizioni della camera. Noi riprendiamo tutte e poi tagliamo, per esempio, le parti centrali in modo tale che possiamo montare differentemente questa camminata, che guardate, sembra una cosa semplice. Ho scelto proprio la camminata come esempio perché in realtà camminare, il movimento proprio di un soggetto che si sposta, è complicato da realizzare, va pensato. Ora, se voi siete alle prime armi, io vi suggerisco proprio di fare delle prove e quindi veramente di riprenderlo in tutte le posizioni possibili e poi di vedere cosa succede se voi seguite le regole, come in questo caso, oppure le infrangete, e vedrete che otterrete delle storie proprio completamente differenti. Bene, adesso io passerei a vedere che cosa si può fare in concreto, cosa possiamo fare con l'applicazione di montaggio. Butto l'occhio nella chat per vedere se ci sono degli allarmi. No, sembra che proceda tutto bene. Mi seguiate? Dunque, abbandono le slide e passiamo a DaVinci per vedere in qualche minuto così qualche esercizio che ci può essere utile e che voi anche potreste proporre per, in questo caso, applicare il campo contro campo. La timeline che utilizziamo si chiama 4. Campo contro campo. La potete scaricare direttamente dalla wall, che dal board del seminario. Scaricate la timeline, avete anche le immagini e le fotografie per linkare. Ve l'ho insegnato l'altra volta da master. Voi scegliete relink e poi andate a cercare la cartella dove avete collocato le immagini, così da poterle linkare nuovamente, averle nella timeline. Allora, osserviamo per esempio questa prima sequenza. Sono delle fotografie che ho tratto da un film, niente di straordinario, dove il campo contro campo è esposto correttamente, però in realtà io l'ho rimontato in modo tale che la rappresentazione sia scorretta. Guardate che cosa succede. Qui abbiamo la macchina da presa che è collocata alle spalle di questo soggetto e sembra che parlino ovviamente
queste due persone, ma in realtà qua succede che abbiamo un secondo elemento che sta passando e quindi non è il soggetto che è inquadrato di spalle, è un altro militare. Sembra che vada in questa direzione, sembra che vada da sinistra verso destra. Poi che cosa succede? Poi abbiamo il soggetto col quale il personaggio di prima stava parlando, che parla con il proprio interlocutore, ma in realtà poi c'è questo soldato che sembra che guardi qualcuno, che però non può essere ovviamente questa persona. Quindi vedete, sono proprio inquadrature raccordate in modo sbagliato. Poi abbiamo di nuovo questo soldato, alla fine loro si abbracciano e poi c'è questo soggetto che sorride. Quindi qui non capiamo se questo soggetto fa parte della scena o no, se sorride perché alla fine loro due si abbracciano. In ogni caso, vedete, se io scorro un po' più velocemente, voi potete fare il play, non si capisce proprio che cosa sta succedendo qui dentro. Se noi vogliamo fare in modo che questa persona, questo soldato, guardi loro due che stanno parlando, quindi questo soldato guardi i due che stanno parlando, in modo tale che poi alla fine si possa felicitare dell'abbraccio che queste due persone si scambiano, noi dobbiamo cambiare la posizione di questo soldato. Va cambiata. Abbiamo una inquadratura, due e tre dove appare questo soldato. Sono scorrette queste inquadrature, rappresentano proprio uno scavalcamento di campo. Non si sa chi guardi che cosa e qual è il ruolo dei personaggi all'interno di questa scena. Quindi come facciamo? Ma è molto semplice, perché noi selezioniamo il clip, in questo caso è solo una fotografia, comunque selezioniamo il clip, poi da Inspector visualizziamo le proprietà dell'Inspector e scegliamo nella finestra Transform, scegliamo la proprietà Flip e quindi modifichiamo, vedete, la disposizione proprio in un senso o nell'altro dello sguardo del nostro soldato. Allora abbiamo ottenuto un primo effetto, cioè loro due si parlano, lui sembra guardare non più un estraneo che passa, ma un soggetto il cui sguardo è rivolto a loro. Perché? Perché la macchina da presa, che qua non esiste ovviamente perché è un trucco di montaggio, la macchina da presa è collocata sullo stesso asse. Lo vedete che l'asse è lo stesso, la macchina da presa è nel semicerchio che sta al di qua dei due personaggi. Non scavalca il campo. Poi a questo punto possiamo riprendere così, va bene, e però dobbiamo invertire di nuovo la posizione di questo soggetto, quindi dobbiamo mantenerla lungo questo asse. Poi c'è di nuovo il passaggio al soldato, c'è l'abbraccio dei due e a questo punto lui si felicita, va bene, ma con chi? Perché vedete che essendoci stato questo scavalcamento, lui guarda in una direzione che è tutto tranne l'abbraccio delle due persone. Quindi sembrano due storie parallele. Allora dobbiamo con il flip modificare la direzione. Allora la storia ha un senso. Osserviamola dall'inizio. Ecco che ci sono i due soggetti, poi questo guarda preoccupato, c'è una tensione, non si sa che cosa succederà, guardi lo sguardo di questo tizio, alla fine si abbracciano e poi abbiamo la soluzione della storia. Lo vedete proprio in modo molto chiaro,
che cosa significa seguire o non seguire una regola. Ora, voi mi dite, è molto più interessante questa soluzione. Io vi dico no, non è più interessante questa soluzione. Questa soluzione rappresenta una storia. Quale storia rappresenta? Rappresenta la storia di due persone che si incontrano, che probabilmente hanno vissuto dei momenti di tensione fra di loro, che è rappresentato anche dallo sguardo preoccupato di questo soldato, e poi la storia si conclude con lo scioglimento di questo conflitto. Va bene. Questa è una storia, non è la soluzione. Perché? Perché se io invece tornassi alla soluzione precedente, quindi ricambio tutte le posizioni del soldatino che guarda i due, io potrei invece raccontare questa storia, e cioè qui abbiamo due persone che si incontrano, ma lui sembra tenere d'occhio questo soldato che sta facendo qualcosa, mentre il soggetto con il quale interloquisce non se ne rende conto, perché ovviamente la posizione del soldato è alle sue spalle in questo caso, quindi non lo vede. Poi il soldato continua, ma abbiamo una tensione tra queste due persone, e poi io a questo punto farei così, cioè prenderei questa immagine, questo fotogramma, li cambierei di posto, cioè lo perderei prima, no? Loro due si guardano, lui sorride e a questo punto si abbracciano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che io lascio sottinteso qui è lo sguardo della persona che noi non vediamo inquadrata, che probabilmente ha un cenno di intesa con questo tizio. Perché ha un cenno di intesa? Perché l'ho visto qua all'inizio. All'inizio lui osserva questo soggetto e quindi alla fine potrebbe avere un cenno di intesa. Certo, qui manca un fotogramma, manca un'inquadratura. Manca l'inquadratura della persona di spalle che ha un cenno di intesa con questo soldato, e che a questo punto però dovrebbe essere anche posto in questo modo, eccolo qua, che ha un cenno di intesa con questo soldato, e alla fine sembra quasi che loro siano d'accordo per stabilire questo abbraccio. Quindi abbiamo una storia, in questo caso un po' più complicata, dove è presente anche un tema secondario che è rappresentato da questo soldato. Poi naturalmente io qui ho fatto una screenshot di alcune inquadrature, ma se noi avessimo la possibilità di inserirne altre, noi potremmo addirittura creare dei due proprio filoni distinti di storie, una dei due personaggi che alla fine si abbracciano e l'altra quella del soldato che in qualche modo è collegato con questo abbraccio, ma non si capisce bene che cosa sta combinando nel campo insieme agli altri soldati. Cioè, vedete che, le regole certamente vanno rispettate, ma all'interno di una narrazione che è quella che domina il modo attraverso il quale noi mostriamo la storia. E quindi il fatto di attenersi o meno a determinate regole dipende esclusivamente dalla funzionalità della nostra storia, ma non direi solo anche della funzionalità, direi proprio anche dello stile, dell'emozione, del mood che noi vogliamo creare nella storia stessa. Guardiamo adesso, poi chiudiamo il webinar con quest'ultima sequenza che io ho montato così, perché per qua io vi proporrei un esercizio. Noi abbiamo un soggetto che è inquadrato attraverso diverse pose, vedete? È così, no? Questo soggetto ha una, due, tre pose. Poi cosa abbiamo? Abbiamo uno, due, tre, quattro pose di questo bambino. E poi abbiamo una, due, tre, quattro inquadrature di questa signora. Poi abbiamo una casa,
poi abbiamo un ambiente, poi abbiamo un'altra abitazione presa in esterno e poi abbiamo un palazzo. Io vi sfiderei, sarebbe interessante, provate se avete tempo, così nei giorni successivi, a creare una storia fondata su un campo contro campo con queste immagini. Provate a farlo, non so, potreste partire per esempio da il palazzo, no? Potrebbe essere il palazzo, potrebbe essere collocato all'inizio della storia. Poi potreste, non so, inquadrare questo soggetto così. Siamo dal palazzo al soggetto. Il soggetto qui potrebbe interloquire con, vediamo se funziona, ecco, magari con la signora. Lo spostate, per spostare vi ricordate come si fa? Ve l'avevo insegnato, voi dovete premere i tasti command, shift e poi virgola o punto per spostare facilmente i clip da una posizione all'altra. Adesso guardiamo se funziona. Lui è inquadrato in questo modo, lei è inquadrata così, vedete? 1 e 2. Sì, perché ecco, è posta la macchina presa è posta sullo stesso asse. Poi andiamo avanti, potrebbe esserci a questo punto anche il bambino e potete tranquillamente creare una storia, però la posizione del bambino va modificata ovviamente perché deve essere in relazione con gli altri due personaggi, quindi fate le vostre prove utilizzando il flip. Guardate che se io flippo la ragazza, che cosa ottengo? Ottengo che il signore guarda la ragazza, ma la ragazza guarda il bambino. Vedete? Ecco. Allora, fate delle prove. Delle prove per vedere che cosa succede e se e che tipo anche di storia viene fuori seguendo o non seguendo le regole che vi ho appena spiegato. Va bene, direi che per questa sera è tutto. Abbiamo analizzato delle regole e alcune infrazioni, abbiamo parlato del campo contro campo tradizionale, di come questo campo contro campo può essere arricchito da una serie di scatole cinesi all'interno delle quali altre variazioni di inquadrature possono essere inserite. Abbiamo parlato della regola dei 180, di come essa funzioni e che cosa succede quando questa regola viene infranta. Abbiamo parlato di culture anche diverse, occidentali, orientali, senso di estraneazione e intervento dello spettatore nel racconto, abbiamo parlato di spazi e di ambienti, abbiamo visto anche come realizzare delle riprese diverse anche con delle strutture abbastanza economiche che noi ci possiamo procurare. Abbiamo dato un'occhiata a come si può riprendere un soggetto in movimento senza infrangere le regole oppure infrangendole, creando quella discontinuità che può creare un po' di confusione, e infine abbiamo visto qualche esperimento con Da Vinci utilizzando in particolare nell'inspector l'impostazione flip che inverte le inquadrature e quindi ci consente di fare degli esercizi lavorando sui fotogrammi. Bene, per questa sera direi che è tutto, ci vediamo al prossimo webinar, buona serata e grazie per la vostra partecipazione.